Tappa Cantiano per Elly Schlein, la segretaria nazionale del Partito Democratico, arrivata nel primo pomeriggio di oggi, ha sostenuto un confronto con i cantianesi, con i sindaci e gli assessori degli altri comuni della provincia di Pesaro Urbino, colpiti dal nubifragio del settembre 2022. Sarà occasione per ridire le cose che abbiamo detto dai primi giorni, quindi quello di cercare di portare nei tavoli decisionali all'interno del Parlamento delle semplificazioni normative e procedurali che possano accelerare la messa a terra delle risorse, perché purtroppo quello che è accaduto potrebbe riaccadere, perché nulla è stato fatto in termini di mitigazione del rischio, di interventi sugli alvei fluviali, e quindi a chi ci ha ricreduto, si è rimesso in gioco, a un paese che fortunatamente per merito suo è voluto ripartire, oggi dobbiamo dare perlomeno la sicurezza che ciò che è accaduto non possa riaccadere. Confronto e non solo per la segretaria nazionale del Partito Democratico. Elly Schlein, guidata dal sindaco di Cantiano, ha visitato i luoghi e gli edifici danneggiati dall'alluvione. Noi come Partito Democratico, anche con nuovi emendamenti, uno sarà votato la prossima settimana, insistiamo per avere i ristori al 100%. Ci sono attività economiche che abbiamo incontrato che hanno perso davvero 200.000 euro, ne hanno visti per ora solo 20.000 messi lì grazie alle norme della protezione civile. Serve uno sforzo in più, ci sono le risorse del piano del commissario della regione sulle opere pubbliche, ma questi comuni, se non hanno un supporto sul personale, come fanno con un geometra o un ragioniere a mettere a terra anche le opere di prevenzione di eventuali ulteriori disastri? Se vogliamo contrastare lo spopolamento delle aree interne, dobbiamo farci carico anche di quelle. Qui alcuni coraggiosi, alcune attività economiche sono riuscite a ripartire, ma l'hanno fatto soprattutto basandosi su risorse proprie, sulla solidarietà e su questi 20.000 euro, ma se ne hai avuti 200.000 o 2 milioni come quella vetreria, ecco, diventa difficile raccontare un'altra storia. Ristori al 100%, supporti sul personale, un maggior coordinamento con le amministrazioni locali, queste le richieste di Elly Schlein alla giunta regionale. Beh, io penso che sia molto in ritardo il lavoro qua, e per questo che ho detto che la giunta regionale si deve svegliare, tra l'altro è dello stesso colore del governo attuale, per cui non possiamo essere solo noi a dire che i 400 milioni non bastano, se 800 milioni almeno sono i danni stimati tra pubblico, privato e ristori. Bisogna fare di più, e noi siamo anche qui per tenere acceso un riflettore su delle comunità che hanno dimostrato una straordinaria resilienza e capacità di rimettersi in piedi, ma non possono essere lasciate sole. Riflessioni su azioni concrete per evitare lo spopolamento dei comuni delle entroterra. La segretaria del PD chiede una politica diversa per territori differenti rispetto alle grandi città. Aprire un'attività economica qui a Cantiano, come ha fatto Davide, è più difficile che aprirla in un grande centro urbano, e questa diversità merita politiche diverse di accompagnamento. Per contrastare lo spopolamento servono servizi, serve rendere la vita comoda e non troppo più scomoda, perché altrimenti tutto spingerà le persone più a valle. Non ce lo possiamo permettere, perché poi è anche frutto dell'abbandono se l'evento climatico estremo colpisce più duramente un territorio. È interesse di tutta la popolazione che si possa vivere bene nelle aree interne e nelle aree montane.